Se cado, il video finisce su una mappa parkour. Ragazzi, volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh, andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link. Andrete su Instant Gaming, un sito raga dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati. Ma non solo, potete anche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati. Quindi mi raccomando ragazzi, fateci un salto. Ok ragazzi, quindi l'avete letto dal titolo, se cado il video finisce. Non voglio farle una partita normale, dato che questa sfida non si può propriamente fare lì, ma vorrei provarla su una Defran che ho scelto qui nella modalità creativa, che è la Disco Night Defran, una completamente a caso ragazzi, direi di buttarci dentro. Volevo fare in questo periodo qualche video in più anche sulla creativa, quindi fatemi sapere con il sondaggio che appare ora in alto se preferite le partite normali che facciamo di solito o qualche mappa in creativa, oppure entrambe, fatemi sapere. Beh, direi di non perdere molto tempo, là c'è scritto Dance to Start the Defran, ok, quindi io credo che debba, esatto, prima fare start the game e poi farlo. Va bene ragazzi, io non so quanto durerà questo video, credo 3 secondi, perché io non ho mai fatto Defran nella mia vita, cioè credo di averne fatte 3, ma iniziando e poi buttando tutto via. Ok, oh, calmi. Ok, sono caduto da qui, ma l'importante è che non ho perso. Vabbè, qua stanno tutti i dati del tizio che ha fatto la mappa. Voi come codice creatore mettete sempre codice creatore Fortu, quello che vedete qui in alto. Ignorate questo ragazzo. Che tra l'altro ho appena notato che anche qui si possono accendere e spegnere queste luci. Vabbè, cose stupide di creativa che io non conosco perché non l'ho mai fatta. Vabbè, allora, non perdiamo altro tempo ragazzi, alla riscossa. Vabbè, dobbiamo saltare. Queste non mi sembrano difficilissime. Cioè, almeno questi mi sembrano abbastanza easy, esatto. Cioè, qui basta saltare in maniera abbastanza anche stupida. Devo stare attento però, non devo sottovalutarli. Allora, primo livello fatto, sono 40. Vabbè, tanto no, noi ci fermiamo al terzo al massimo, quindi non mi faccio troppi problemi. Allora, vado qui. Ok. Ok. E ok, vabbè, questi sembrano easy, ragazzi. Già questo comincia a essere un po' più particolare, diciamo così, eh. Ok, attenzione, ce la faccio. A posto. Dai, 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 andiamo. Questo è un po' più complicato. Come ci salgo da sopra? Ah, ok, no. Easy, easy. Vabbè, raga, questi livelli sono simpatici. Guardate che si può perdere mettendo male il piede. Sinceramente vorrei evitare di scivolare su bucce di banana invisibili. Hashtag bucce di banana invisibili. Mamma mia, ci stavo. E tu cosa sei? No, dico, io come dovrei fare questi tre cerchi? Ma sono fisici, cioè, ci posso andare, no? Vabbè, ma sono impossibili. Oh, oh. Ok, facciamo caso che ora ci sto pure su questo. Su quello come ci arrivo? Panico. Dai. Ok, vabbè, questo è easy. A posto. Beh, questo dovrebbe essere più facile, no? Se io facessi una cosa del genere cittando, lo posso fare, no? Cioè, vado easy. Questi illuminati sono molto più fastidiosi perché danno fastidio agli occhi, quindi non comprendi bene come vanno. Che poi tutta la mappa è un casino, tutta illuminata, non si capisce niente. Ok. Tu no. Tu semplicemente no. No, raga, qua perdo per forza. Questi sono impossibili, questi sono impossibili. No, 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 scherzate. No, su questi cado, raga, su questi cado per forza. Ok. Dai. Dai, nell'ultimo, ti prego, non sull'ultimo. Ok, vabbè, questi sembrano semplici, quindi farò semplicemente così. Sì, ok. Panico. Vabbè, erano semplici questi sì. Ma quelli dietro della disco, raga, mi ero detto ho perso. Aspetta, stai calmo, che è sta cosa? Qui c'è il trucco, qualcosa mi fa cadere. Dai, non può essere. Vabbè, provo.